Noi torniamo invece all'argomento a cui avevamo accennato in apertura, quindi si parla di rinforzi estivi di polizia, sono stati diffusi ufficialmente i numeri che decisamente non soddisfano, ma non solo i numeri, anche la tempistica, ma appunto cerchiamo di capirne di più dando il buongiorno a Monica Staurenghi del SIULP. Buongiorno. Buongiorno. Monica, nei giorni scorsi abbiamo letto una nota che come sindacato avete diffuso, insomma, dove emerge tutta la preoccupazione per una situazione che voi dite essere sottovalutata, quella della Riviera, e questi numeri lo testimoniano. Ci dica. Allora, quello che ci preoccupa è il periodo in cui il Ministero ha previsto di inviare gli aggregati a Rimini perché dal 20 luglio al 20 di agosto secondo noi veramente è sconcertante avere una notizia del genere. Cioè, come si può pensare che in un periodo come questo, già adesso che abbiamo questo tempo bellissimo, tantissimi eventi, soltanto le due volanti che abbiamo sul territorio possano gestire il controllo del territorio da Bellaria a Cattolica? Cioè, è una cosa veramente che ci lascia proprio male. E quindi noi vorremmo chiedere un intervento forte alle varie istituzioni, in primis al prefetto e anche ai nostri rappresentanti politici, perché intervengano sulla questione del periodo, non tanto del numero, perché ormai il numero è questo già da 3 anni circa. E sappiamo tutti che a seguito dei tagli, della spending review, di tutto quello che c'è stato, però il periodo che va riconosciuto in una realtà come la nostra non può essere così breve. Anche perché, se non ricordo male, negli anni passati c'erano state altre polemiche relative al periodo, però perché si diceva magari che i rinforzi venivano inviati dopo la notte rosa o dopo comunque alcuni appuntamenti strategici dell'estate dal punto di vista degli arrivi turistici. In realtà in questo caso si va ben oltre, cioè siamo solo in un mese, tra l'altro a luglio inoltrato, per fermarsi poco dopo il Ferragosto, quando ancora la stagione è in pieno svolgimento. Esatto, infatti noi è su questo che cerchiamo di essere ascoltati sia a livello locale che a livello nazionale. Noi abbiamo interessato la nostra segreteria nazionale e adesso ci aspettiamo una risposta anche dal prefetto e dai nostri rappresentanti politici, ma anche dei sindaci. Secondo noi un intervento occorre anche da parte dei sindaci. I sindaci interessati, soprattutto i Riccione e Bellaria, che sono i due dove verranno aperti i posti di polizia, e Rimini in particolare, perché è la città, insomma, che ci riguarda in primis. Portare avanti anche i servizi, ricordiamo appunto i vari posti di polizia estivi che vengono aperti. Con l'arrivo di rinforzi per un periodo così limitato sarà molto complicato. Eh sì, sicuramente sarà molto complicato, anche perché i posti estivi dovrebbero aprire tra oggi o qualche giorno, però non con un numero sufficiente di persone da poter dare delle risposte a livello di controllo del territorio. Noi già abbiamo difficoltà a garantire la sicurezza sul nostro territorio di Rimini, quindi ci dobbiamo ampliare rispetto a Bellaria e Riccione, che sono insomma due realtà tanti, soprattutto Riccione dal punto di vista del controllo del territorio è molto 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 importante e quindi i problemi ci sono, ce ne sono tanti, noi viene chiesto sempre tantissimo e nonostante tutto abbiamo tagli sulle nostre indennità, non ci vengono riconosciute le ore che ci spettano di straordinario, ma nonostante questo noi andiamo avanti, non ci si tira indietro, però è una situazione un po' abbastanza bollente. Tra l'altro, come abbiamo detto, i rinforzi andranno ad essere dislocati nella questura, in poi 6, se non sbaglio, nella polizia stradale, però non ci sono, e questo appunto è una situazione che, come detto, si ritorna di anno in anno, non ci sono rinforzi per due specialità che pure d'estate sono molto sollecitate, come la Polfer e anche la polizia di La frontiera, polizia di quindi frontiera. parliamo del sistema aeroportuale. Due realtà che in una zona turistica come la nostra invece dovrebbero essere al centro dell'attenzione anche da parte delle istituzioni. Certo. Soprattutto guardi, la polizia ferroviaria d'estate ha una mole di arrivi, di partenze, di persone. È già un problema durante l'inverno perché comunque
è un punto cruciale, no? Da un punto di vista, e quindi riconoscere Stiamo perdendo la linea. Un minimo di importanza anche a questa specialità, che secondo noi è fondamentale. Tra l'altro, in un periodo in cui siete chiamati agli straordinari ancor più del solito, visto il continuo allarme anche, insomma, visti gli eventi terroristici purtroppo di questi ultimi mesi, ogni evento, ogni luogo particolarmente affollato richiede un numero di agenti superiore al consueto. Sì, senz'altro, questo qui è quello che si verifica, diciamo, quasi quotidianamente, perché Rimini comunque è una realtà dove gli eventi si ripetono giornalmente, comunque settimanalmente noi ci ritroviamo con 3-4 eventi a settimana importanti, e quindi il numero delle persone impiegate è sempre più alto, e questo è quello che ci viene chiesto a noi del quadro permanente qui di Rimini. E calcoliamo un po' tutto, l'età anagrafica, un po' tutto l'insieme, insomma, si stanno facendo degli sforzi notevoli. Monica, l'ultima cosa, non so se ha avuto modo anche nei giorni scorsi, nelle scorse settimane, di sentire le parole che la Presidente della Commissione Antimafia, Rosy Bindi, aveva espresso su Rimini, parlando di una realtà che aveva bisogno, insomma, di rinforzi, di una maggiore attenzione. Tra l'altro c'era stata proprio una riunione della Commissione Antimafia qua in prefettura a Rimini, dove erano state raccolte proprio tutte le sollecitazioni anche da parte delle forze dell'ordine, e vedere quello che attualmente il Ministero dell'Interno ha deciso per il territorio riminese, mettendolo accanto a quelle parole invece quasi di allarme della Presidente della Commissione Antimafia, stona un po'. Esatto, stona tantissimo, perché il quadro che è stato fatto è quello reale. Problemi ce ne sono, di infiltrazioni, problemi concreti, cioè la nostra è una realtà, insomma, dove ci sono tantissime attività, e quindi il rischio c'è e non va sottovalutato, e quindi la questione va approfondita, e la puoi approfondire soltanto con i dovuti numeri e il personale specializzato. E quindi noi speriamo di essere ascoltati e che cambi qualcosa, che ci venga riconosciuta, insomma, l'importanza che ha questa provincia. Secondo voi dove sta il problema fondamentale? Cioè la politica locale che non è riuscita in tutti questi anni a farsi sentire, a fare massa critica per chiedere per Rimini, che ricordiamo, insomma, molti dicono che lasciano un po' il tempo che trovano, ma comunque sono dati ufficiali quelli delle classifiche relative alla criminalità che il Sole 24 Ore ogni anno redige, che vede sempre Rimini in vetta. Poi c'è da dire tutto il peso turistico, eccetera, 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 però insomma quelli sono dati ufficiali che hanno sempre e suscitano sempre ogni anno clamore, ma d'altra parte non ci sono mai risposte adeguate da parte di chi dovrebbe darle. Secondo lei ci sono anche delle mancanze su questo? Ma sicuramente ci sono delle mancanze, perché le piante organiche vengono ancora ripartite con dei sistemi molto vecchi, che fanno riferimento a dei decreti dell'89, poi c'è stata il subentro della provincia, però non ci sono dei criteri, diciamo, reali per riconoscere alla nostra provincia l'importanza che le è dovuta. Noi qui non abbiamo soltanto residenti, abbiamo un numero di persone che sono o di passaggio, o comunque molte sono domiciliate su Rimini, quindi i numeri si alzano vertiginosamente, ma tutto questo non viene riconosciuto. È il nostro livello proprio di questura che dovrebbe cambiare, dovremmo passare a un livello superiore, quindi che prevederà poi degli organici diversi. Però tutto questo dipende sempre dal ministero. Così come il trovare una sede adeguata dove poter posizionare tutto il personale. Questo ormai è una cosa alla quale insomma mi viene proprio da sorridere, perché sono 15 anni che si parla di sede e ogni volta c'è una proposta diversa, ma non si riesce mai a concretizzare nulla. Secondo me non c'è la volontà di risolverlo il problema, forse c'è poca incisività anche da parte i nostri rappresentanti proprio
politici della zona, perché non è possibile che in una realtà come la nostra non si riesca comunque a trovare una soluzione a questo gravoso problema, perché poi c'è uno spreco di energie, c'è uno spreco di personale, si potrebbe benissimo dare anche una risposta diversa al cittadino, trovare una struttura dove consentirgli di parcheggiare, di poter arrivare negli uffici di polizia in un modo agevole, invece tutto questo non c'è.